Possiamo iniziare, credo. Buongiorno a tutti. È un bel colpo d'occhio vedere questa sala piena anche di sabato mattina. E do il benvenuto a tutti, a nome delle associazioni che promuovono l'incontro di oggi. L'associazione Rischio Educativo, il DISA, l'associazione dirigenti scolastici, DS Portofranco e la Federazione Opere Educative. Do il benvenuto a tutti, innanzitutto ai nostri relatori che hanno accettato l'invito ad intervenire. Saluto tutti i presenti, anche tutte le persone che sono collegate. Abbiamo circa una quarantina di sedi collegate in tutta Italia e anche all'estero. Che partecipano a questo incontro in diretta, una platea di insegnanti, gestori, dirigenti scolastici, educatori. E l'incontro di oggi è il terzo appuntamento di un percorso che abbiamo avviato appunto 3 anni fa, proprio sempre qui nell'Aula Magna dell'Università Cattolica, mettendo a tema il rischio educativo in occasione del 40° anniversario della pubblicazione. È un percorso di cui poi il presidente del rischio educativo ci illustrerà i passi significativi, e il tema che abbiamo scelto quest'anno è far crescere l'umano, bisogno educativo a scuola oggi. Abbiamo il piacere di avere con noi il rettore dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, il professor Franco Anelli, e il cardinale Sua Eminenza Angelo Scola, che saluterei. Do con molto piacere la parola al magnifico rettore Franco Anelli, che ha avuto il piacere, ha avuto la cortesia di ospitarci e la cortesia di venirci a trovare. La ringrazio per averci messo a disposizione l'aula e per essere venuto qui di persona, che è un segno di grande attenzione verso il mondo della scuola da parte di una delle istituzioni più importanti, non soltanto della città, ma direi italiana e europea. E quindi credo che la sua presenza, considero la sua presenza non soltanto un fatto formale, ma veramente un gesto di attenzione e di partecipazione convinta al lavoro di questa giornata, per cui le do con piacere la parola per un saluto introduttivo. La ringrazio anzitutto, benvenuto e bentornato al Cardinale Scola, qui a casa sua dei tempi degli studi e poi di quelli in cui in anni importantissimi di svolta dell'Ateneo ha presieduto l'Istituto Toniolo. E ancora di recente è tornato per una bellissima relazione, un corso di dottorato che ho potuto ascoltare. È tornato a fare il filosofo, che è quello che credo gli piaccia di più delle varie cose, o comunque quello che ha molto più a che fare con questa università. Grazie a voi che avete organizzato questo invito e a tutti gli ospiti e benvenuti. Non è una ospitalità occasionale quella che vi viene data, l'affitto di una sala. Qui oggi questa giornata, mi rendo conto, è importante e significativa. Perché? Perché siamo nel mezzo di una grande riflessione di carattere generale e a maggior ragione molto focalizzata all'interno del mondo cattolico proprio sulla questione educativa. Intesa diversi decenni fa, il rischio educativo è un libro di molti decenni fa, almeno guardando la velocità dei mutamenti, dei tempi che abbiamo di fronte oggi, ma posta con estrema forza e con un notevolissimo impegno da Santo Padre con il lancio del patto educativo, che impegna tutto il mondo delle istituzioni formative cattoliche in un percorso che ci porterà verso marzo-maggio a lavorare su questo su questo tema, cioè l'idea fondamentale di riflettere proprio sui temi dell'educazione in tutte le loro dimensioni, che non sto qua ad enumerare perché voi siete dei professionisti di questa materia e quindi lo sapete molto meglio di me. Perché è importante? Perché noi dobbiamo capire
o stiamo, e questa università sta riflettendo su questo tema, come dobbiamo riallineare, riorganizzare i nostri processi educativi? È inutile che continuiamo a parlare di innovazione parlando solo delle innovazioni tecnologiche, che ci interroghiamo sull'intelligenza artificiale, sull'automazione, che ci interroghiamo sulla necessità di formare le persone ad un'attitudine di rispetto del creato, di ecologia integrale, via dicendo, se non caliamo questo nel tema fondamentale che è quello dell'educazione delle nuove generazioni. E per esempio le tecnologie ci pongono dei problemi fondamentali perché determinano mutamenti antropologici radicali, determinano mutamenti, i neuroscienziati ce lo stanno dicendo, qualcuno l'abbiamo fatto venire qui, nel modo di pensare e di apprendere. E non è solo un tecnicismo, la tecnica va insieme al contenuto, quindi ai valori che si vogliono trasmettere. Per essere capaci di trasmettere i valori bisogna essere capaci di comunicare. I mezzi di comunicazione dobbiamo renderci conto che in qualche modo stanno cambiando, bisogna essere in grado di governarli. Diceva Padre Gemelli, non possono essere educatori coloro che vivono nel passato. Allora dobbiamo renderci conto che abbiamo di fronte dei discenti diversi da quelli che avevamo di fronte anni fa. Chi guarda le cose dal punto di vista dell'università se ne accorge benissimo. Il modo in cui gli studenti affrontano gli esami, la loro capacità mnemonica, le loro capacità espositive sono nel tempo cambiate. Allora, piuttosto che abbandonarsi a delle lamentazioni sul degrado delle performance degli studenti, che non credo vi siano, bisogna capire che tipo di persone nuove abbiamo davanti. E per capirlo è ovvio che è estremamente importante, qui arrivo al punto e poi ovviamente lascio immediatamente la parola al Cardinale Scola, è fondamentale parlare con chi sta nel mondo della scuola. Se dovessimo ragionare in termini di processi industriali siamo tutti lungo la stessa filiera. Noi lavoriamo sulla materia che preparate voi. A noi arrivano gli studenti che escono dalle scuole con la loro capacità, la loro forma mentis, la loro attitudine, la loro capacità di impegnarsi, i loro processi di apprendimento. Quindi sia sul piano più tecnico, operativo, procedimentale del modo in cui si studia, sia sul versante del senso che si dà allo studio, che è ancora più importante, una buona parte del lavoro è già fatto e diventa difficile andare a raccontare a uno studente che sia stato formato all'idea di una competizione esasperata per essere il più bravo e ambire al posto migliore, spiegargli guarda che gli studi che fai certo che dovranno darti un titolo che ti consentirà di avere un lavoro perché alla fine bisogna pure sbarcare il lunario, però hanno un senso e la tua presenza universitaria ha un senso anche per migliorarti come persona da tanti altri punti di vista. E mi permetto di dire, non è puramente teorico, perché se noi guardiamo i modelli educativi di altri paesi, sono improntati proprio a questa competitività. Il sistema educativo cinese, che prende da quello giapponese, che potrebbe essere quello globale, il modello globale, è ipercompetitivo. Sappiamo tutti che per arrivare alle buone università bisogna avere fatto le buone scuole superiori e quindi le buone scuole inferiori e via dicendo. E quindi questa è l'impronta che si dà, non solo sul piano delle modalità di azione e di apprendimento di studenti, ma anche sul piano del senso ultimo del tuo impegno. Perché studi? Studi per andare nell'università di un certo tipo che ti darà una certa posizione sociale o studi per imparare qualcosa? Io credo che non ci si possa aspettare che uno risponda totalmente in un senso o nell'altro. Non credo che ci siano delle brutali macchine da performance che a tutti i costi vogliono arrivare a certi risultati e non credo nemmeno che ci siano degli studenti così disinteressati che non si preoccupano in alcun modo di quello che faranno nel futuro, visto che poi la vita ha delle esigenze. Allora, e arrivo alla conclusione, noi abbiamo veramente oggi da costruire parecchio sui temi dell'educazione.
ripeto, come si insegna, come si impara, che senso si dà all'insegnamento e all'apprendimento. Dentro un contesto che sta cambiando, sia sul piano delle modalità concrete, le tecnologie che cambiano, sia sul piano degli assetti organizzativi di questi strumenti. Perché la globalizzazione, secondo me, rischia di portarsi dietro una esasperazione dei profili competitivi. Questo è un tema che mi sento di porre. Una esasperazione delle attitudini competitive. Perché è chiaro che se tu devi ambire i posti migliori, le università migliori, mondiali, ti devi preparare duramente, questa preparazione deve partire dall'inizio. Rischiamo dei genitori che si comportano, scusatemi il paragone, come i genitori di quei ragazzini che vanno a scuola al calcio, nei quali il genitore vede il futuro centravanti della nazionale, e sappiamo quali distorsioni educative generano questi atteggiamenti. Però è un modello globale che potrebbe tra poco arrivare anche qui. Allora, davvero finisco, avere a che fare con un approccio educativo e formativo che è quello vostro, che è molto attento ai valori, che ha una carica di ricerca di significato e di ipotesi di formulazione di significato complessivo della educazione, è veramente decisivo. Quindi vi ringrazio della vostra presenza, delle riflessioni che fate e dell'attitudine che mettete nel vostro lavoro, perché è fondamentale. La smetto di occupare indebitamente il tempo che spetta al Cardinale Scola e molto volentieri, ringraziandolo, gli cedo la parola. Direi che non si tratta assolutamente di un'invasione indebita del campo, perché quello che ci ha detto, e la ringrazio per questo, ci ha messo già dentro il lavoro di questa giornata, perché le ragioni per cui siamo qui sono proprio quelle che lei ha riassunto, cioè come raccogliere, qual è il senso dell'educazione, quali sono le prospettive dell'educazione e quindi della scuola, quindi le responsabilità che tutti quanti noi abbiamo in un contesto di cambiamento come quello che stiamo attraversando. Un cambiamento che riguarda la società, ma che riguarda anche i nostri ragazzi e i nostri giovani. Per cui questo è il lavoro che ci interessa e questo è il contributo che noi vogliamo provare a dare anche con la giornata di lavoro di oggi. E in questo senso l'incontro di oggi vuole essere anche un contributo, in qualche maniera, alla riflessione che il Santo Padre ha proposto sui temi dell'educazione anche in vista della giornata del 14 maggio del 2020 in Vaticano, proprio sul tema ricostruire il patto educativo globale. Il percorso di questi tre anni ce lo illustrerà Francesco Valenti, presidente dell'Associazione Rischio Educativo. Prima di cedergli la parola, ho salutato tutti all'inizio e con molto piacere, però mi faceva piacere, scusate il gioco di parole, salutare in particolare Sua Eccellenza Paolo Martinelli, che è venuto, vescovo ausiliare di Milano, che è venuto anche lui questa mattina, che è qui con noi questa mattina e partecipa ai lavori della giornata. Saluto i presidenti delle associazioni che promuovono questo incontro, che sono qui con noi: Marco Masi, Ezio Delfino, Paolo Valente, Francesco Valenti e Alberto Bonfanti. E saluto i tanti docenti universitari che hanno accettato l'invito e che partecipano anche loro ai lavori di questa giornata. A Francesco Valenti chiediamo un'introduzione che ci aiuterà a ripercorrere i passi che abbiamo fatto in questi anni e a porre le questioni fondamentali alle quali poi Sua Eminenza il Cardinale Scola interverrà da par suo. Grazie. Il tema del convegno di oggi, far crescere l'umano, bisogno educativo e scuola oggi, intende sollecitare una riflessione sul rapporto tra il bisogno educativo, che molti percepiscono come la mancanza determinante che provoca la crisi attuale, e il compito della scuola, anche il compito nuovo della scuola, come diceva prima il Rettore, che riguarda anche e soprattutto il tentativo di risposta a tale urgenza. Di questa relazione tra educazione e compito della scuola si discute da diversi anni. In alcuni prevale una certa tendenza a separare il fattore educativo della vita da quello dell'istruzione e della conoscenza,
performante, se vogliamo usare un termine richiamato prima, che avviene nella scuola. Altri tendono, con un errore uguale contrario, a distinguere l'apertura della ragione ai contenuti e alle performance scolastiche dalla commozione per le idee, i significati, la realtà, la vita. Qualche volta appare impietosa, almeno per l'Italia, l'analisi degli esiti della mera istruzione, come abbiamo tutti noi insegnanti letto, per esempio, su Corriere della Sera del 3 dicembre 2019, quando si riassume l'ultimo rapporto della scuola OCSE PISA 2018, con questi titoli: gli studenti italiani, cito, non sanno più leggere, solo il 5% dei quindicenni italiani è in grado di comprendere un testo e valutarne l'attendibilità. Risultati migliori in matematica, pessimi in scienze, eccetera, eccetera. Ma con altri titoletti di questo tipo, sempre su Corriere della Sera. Il flop delle scienze, lettura al passo indietro, risultati insufficienti, la paura delle ragazze, il soffitto di cristallo per chi non ha soldi, un paese di lucignoli, i giovani esposti a internet e indifesi. Sulla stampa, sempre lo stesso giorno, si nota impietosamente, siamo al 25esimo posto su 36 paesi OCSE. In scienze il voto vede la penisola scendere ulteriormente nella graduatoria al 30esimo posto. A queste altre fotografie della nostra istruzione scolastica, le soluzioni proposte appaiono problematiche e confuse. Detto questo, molte scuole insegnanti, qui presenti, hanno assunto come ipotesi culturale di lavoro, tuttavia, il fatto che educazione e istruzione esprimano un nesso inscindibile. La povertà umana di un giovane che non ha sviluppato tutte le sue qualità e l'incompetenza intellettuale di una persona che non mette in gioco la propria ragione sono espressione infatti di incompiutezze distinti ma non separabili. Distinte ma non separabili. E la risposta a tale povertà e incompetenza è la medesima, è una. Vale a dire, è solo una significativa educazione dell'umano che può innalzare anche il livello e l'interesse culturale dei nostri giovani. Ed è l'attenzione portata dalla scuola alla cultura che fa vivere ciò che arricchisce il vivere di ciascuno. Colpisce in tal senso, per la sua inaspettata analogia con tanti aspetti odierni, un'osservazione di uno studente in un articolo del 1960 dal titolo «Una scuola di spostati», osservazione che Luigi Giussani riporta nel Rischio Educativo. Cito: «Il vero aspetto negativo della scuola è quello di non fare conoscere l'umano attraverso i valori che troppo spesso tanto inutilmente maneggia. Mentre in ogni azione l'uomo rivela la sua indole, appare ridicolo o tragico che vanamente si percorrano a scuola alcuni millenni di civiltà senza sapere ricostruire con sufficiente precisione la figura dell'uomo, il suo significato nella realtà». Conoscere e far crescere l'umano, dunque. E far crescere l'umano richiama, come diceva Giovanni Paolo II, che cito con una celebre affermazione, la vera cultura è umanizzazione, mentre la non cultura e le false culture sono disumanizzanti. Far crescere l'umano richiama il senso del nostro insegnare e offre un'autentica risposta all'imponente bisogno educativo di cui discutiamo oggi. Ci interessa far crescere l'umano anzitutto in noi, fare esperienza a noi di ciò che fa crescere l'umano, richiamare questa esperienza per noi e aiutare dunque tale esperienza nei giovani che incontriamo quotidianamente. In questa direzione, nella scuola, chi ha qualcosa di rilevante da dire su questa esperienza, come
per i ragazzi. Chi ha una buona domanda da fare deve poterlo fare liberamente. Perciò non è un privilegio, ma un'espressione della vivezza di una società, il valore per tutte le scuole dell'autonomia e, come declinazione dell'autonomia, l'esistenza stessa della scuola paritaria. E ci preme dunque che l'istituzione scolastica metta al centro del proprio interesse la possibilità di una relazione educativa, di una libertà educativa in ogni campo, nella scuola statale e nella scuola paritaria. E questo leva, fra l'altro, l'equivoco di dover intervenire solamente in modo puramente organizzativo e colloca l'istituzione stessa come garanzia di libertà e pone la scuola come luogo di un incontro. Un'ultima osservazione, come è stato detto, questo convegno prosegue il percorso dei convegni, innanzitutto quello che abbiamo fatto qui in Cattolica, entrambi fatti in Cattolica, il 27 gennaio 2017, che aveva come titolo completo Liberi di educare, il rischio educativo di Luigi Giussani nella scuola di oggi. E del convegno dello scorso anno, in cui abbiamo messo a tema chi sono i giovani che incontriamo oggi nella scuola, per sottolineare come, per tornare ai titoli del Corriere, nel paese di lucignoli, dove i giovani sono esposti a internet e indifesi, permane un cammino possibile di conoscenza di sé per i giovani, vale a dire garantito o possibile per l'incontro tra un giovane e un adulto che a partire da un'esperienza rischi con il giovane un nesso, un'ipotesi da verificare. Il tema che affrontiamo oggi, come è stato detto, incontra anche la dimensione pubblica di tutto questo, in attesa dell'evento del 14 maggio in Vaticano. La relazione del Cardinale Scola, che si muove tra scuola, libertà e democrazia, e le testimonianze italiane e internazionali che seguiranno, illuminano, dilatandola, la dimensione del rapporto educativo nella scuola, quel grande momento di libertà e di confronto di umanità. Come insegnante, personalmente, e come ambrosiano, permettetemi, come sono tanti dei presenti, esprimo ai relatori, a nome di tutti, anche di coloro che sono in collegamento, il ringraziamento e la gratitudine per ciò che hanno detto come rettore, che diranno, e per l'esperienza che fanno e che conducono. Grazie. Certamente Sua Eminenza il Cardinale Angelo Scola non ha bisogno della mia presentazione, lo ringrazio davvero per aver accettato questo invito e per essere qui con noi. E richiamo semplicemente tra le tantissime cose che si potrebbero dire il suo grande ruolo educativo, è stato docente universitario in diverse università italiane ed europee, e il suo compito educativo e pastorale come Arcivescovo di Milano, Patriarca di Venezia e Vescovo di Grosseto, la sua attenzione per i giovani e per la scuola in tantissimi momenti, sia attraverso le sue pubblicazioni, sia attraverso il rapporto che ha vissuto e continua a vivere con insegnanti, educatori e proprio nell'espressione piena della sua vocazione e del suo compito. Quindi io non introduco altri elementi, ma veramente la sua presenza questa mattina qui dà particolare significanza al lavoro che vogliamo proporre. Quindi gli do immediatamente la parola e siamo veramente in attesa di quello che potrà, del contributo che potrà darci. Grazie. Grazie a voi. Grazie a voi tutti per questo invito. Saluto, oltre a tutti voi che avete fatto il sacrificio di venire qui di presenza, quanti sono collegati con questi nuovi mezzi strabilianti
spero che non si annoino troppo, perché comunque la presenza aiuta a maggior vigilanza, ma se hanno fatto il sacrificio di usare un sabato mattina per questo, saranno ben disponibili. Io non dirò cose particolarmente nuove, anzi penso che tenderò a ripetere più o meno bene cose che voi già conoscete, però potrebbe essere utile un ripasso in un momento di grave travaglio che l'umanità sta attraversando e l'Europa sta attraversando e la Chiesa sta attraversando. In questo momento la responsabilità educativa rivela, anche se purtroppo pochi lo riconoscono, tutta la sua decisività. Se vogliamo evitare un declino, dobbiamo per forza di cose ritrovare, come è stato detto, l'umano in tutta la sua pienezza. Perciò io credo che non esista lavoro o compito più decisivo per il futuro della nostra umanità del compito che voi svolgete, del vostro lavoro. E di questo noi tutti dobbiamo essere grati. La scelta del Santo Padre è un segno decisivo anche in questo senso. Voglio solo aggiungere una breve notazione, che devo tutte le volte smentire la fama di essere difficile, e quindi lo faccio in anticipo. Ecco, secondo me per superare questo scoglio bisogna che l'attenzione non si limiti al consumo del momento in cui uno parla, ma che sia seguita da una ripresa, da un lavoro personale e di gruppo, in cui le cose che vengono dette, che tra l'altro nella sostanza non sono poco mie, in modo tale da assimilarle, se necessario da precisarle, da rigorizzarle e da renderle soprattutto praticabili nel lavoro quotidiano. Di fatto io svilupperò due punti all'interno del titolo del convegno: far crescere l'umano, scuola e bisogno educativo oggi. Cioè parlerò in una prima parte di educazione e qui toccherò temi che vi sono sicuramente già noti, e invece nella seconda parte tenterò di dare un giudizio su come la scuola è concepita e situata nel sistema democratico italiano, soprattutto per metterne in evidenza i limiti senza misconoscerne i valori e i pregi. Incomincio con una premessa che ho intitolato così: a proposito di laicità. Questo termine è impiegato con significati assai diversi e spesso tra loro contraddittori. Sommariamente possiamo dire che il concetto di laicità oggi più diffuso poggia su un presupposto non dichiarato ma acritico. Qual è? Considera che il rapporto tra il singolo individuo portatore di diritti fondamentali originari, tra cui il diritto all'educazione, il rapporto tra questo individuo e lo Stato si possa, in una società democratica plurale, si possa dare solo a patto di non introdurre tra i due, cittadino e Stato,
in nessuna forma altri elementi di riferimento e di mediazione. Sì, si parla della famiglia, si parla, ma sono come fattori che restano estrinseci rispetto al rapporto educativo. E in questo contesto la religione, ma anche le diverse visioni del mondo, costituirebbero un terzo incomodo, tollerabile solo se ridotte a fatto privato proprio del singolo individuo. Alle diverse religioni, alle diverse Weltanschauung, visioni del mondo, si chiede, si impone di considerare il loro universalismo come un fatto privato, interno al loro ambito di influenza. Qui ci sarebbe da fare un discorso interessante su come sono nate le scuole e le università dalla Chiesa Cattolica e su come hanno evoluto, ma non c'è il tempo. Allora, in ambito scolastico, questa concezione della laicità implica necessariamente l'opzione per una sorta di sistema scolastico considerato neutro o indifferente, che rinuncia ad una proposta chiara, diretta, di senso della vita. Considera l'educazione come un addestramento o un apprendimento di technicalities, di competenze. Esso si esprime da una parte nella pretesa di attrezzare l'educando fornendogli una sempre più articolata gamma di competenze, dall'altra nel considerarlo come una sorta di monade autosufficiente sciolto da ogni legame. Nozionismo da una parte, abilità tecnico-pratiche da fornire all'individuo separato, a questo si riduce spesso l'educazione nelle nostre società sviluppate e nel nostro paese. Ho messo questa affermazione sul mio tweet ed è quella che da 5 anni ha avuto meno, non dico mi piace, vabbè perché, ma anche meno visualizzazioni, per dire che. La domanda allora che si impone è chiara: è accettabile l'equivalenza tra laicità e neutralità o indifferenza rispetto al senso del vivere, dell'umano? Per rispondere a questa domanda è necessario chinarci, sia pur sommariamente, sulla natura del fenomeno educativo come tale, perché lo consideriamo di diritto o di fatto imprescindibile punto di riferimento di un sistema scolastico. Allora tento di dire qualche cosa sull'educare e incomincio affermando che educare è rendere possibile un'esperienza comune a tutti gli uomini, un'esperienza che sia integrale, cioè che riconosca che la realtà è intellegibile ed è ospitabile dalla persona umana e nello stesso tempo elementare, cioè che arrivi ad affrontare le questioni quotidiane con le quali tutti devono fare i conti, come gli affetti, il lavoro, il riposo e tutte le implicazioni che questi dati comprendono. Educare è rendere possibile un'esperienza comune che sia integrale ed elementare. Marie Ten, nella sua opera sull'educazione, quella più impegnativa per una filosofia dell'educazione, dice
ad un certo punto. La cosa più importante nell'educazione non è un affare, tra virgolette, di educazione, e ancora meno di insegnamento. E così individua l'inquietante eppure appassionante paradosso di cui ogni vero educatore è ben consapevole, e ne indica la ragione, cito: l'esperienza, che è un frutto incomunicabile ultimamente della sofferenza e della memoria, e attraverso la quale si compie la formazione dell'uomo, l'esperienza, non può essere insegnata in nessuna scuola e in nessun corso. La categoria di esperienza, che abbiamo definito come comune, integrale ed elementare, assunta nella sua interezza, una volta sgombrato il campo da ogni riduzione psicologico-soggettivistica del termine, è il cardine della proposta educativa. L'esperienza può garantire il processo educativo perché garantisce lo sviluppo di tutte le dimensioni di un individuo fino alla loro realizzazione compiuta, e nello stesso tempo l'affermazione garantisce di tutte le possibilità di connessione attiva di quelle dimensioni dell'io con tutta la realtà. È il cuore, secondo me, del rischio educativo di Don Giussani. Realtà in tutte le sue dimensioni, intesa quindi come un esistente umano, ciò che esiste come uomo, un esistente storico, lo sviluppo di questa presenza nel tempo, un esistente vitale, perciò contemporaneo e spalancato al futuro, e un esistente cosmico, capace cioè di essere nel mondo in maniera adeguata. Certamente una simile posizione implica un giudizio positivo sulla realtà. Il reale, al di là delle tensioni drammatiche che lo attraversano, al di là della sua stessa contingenza, è un bene. L'educazione, allora, si spiega bene con la celeberrima definizione di Human, che Giussani ha fatto propria, è una introduzione alla realtà totale, proprio perché la realtà totale corrisponde al cuore, alle esigenze, alle necessità costitutive dell'uomo, e corrisponde a queste il reale perché è per il bene dell'uomo. Faccio presente che questa parola corrispondenza può essere un modo per tradurre il grande tema medievale della convenienza, cum venire, della capacità del reale di venire incontro alla grande domanda dell'uomo, entro la quale si colloca come primaria quella del bisogno educativo. Allora, come si rivela questa percezione della positività del reale? Si rivela a partire dalla sua natura di avvenimento. Il reale è un altrove. Mi sorprende sempre da un altrove. Nel reale si dona così il mistero di tutto l'essere. Perciò ogni manifestazione del reale si presenta come evento, evenio, che interpella la libertà provocandola ad aderire. In questo senso l'educatore
cercando di introdurre l'educando in una esperienza compiuta della realtà, lo conduce progressivamente a coglierne la natura propria. E qual è? Quella di essere in tutte le sue manifestazioni un segno che rinvia al mistero. C'è una dimensione inestirpabile di mistero in tutto il reale, per cui ogni cosa rinvia a questo, è segno di questo. E noi cristiani sappiamo che il volto del mistero è quello del Padre che per la potenza dello Spirito ci è stato rivelato da Gesù. Una prima conseguenza da questo squarcio troppo rapido e sintetico. Una comunità educante che si concepisce in questi termini non può non far leva su un rapporto tra autorità e tradizione. È un'impostazione ad un tempo teoretica e pratica che mette subito in campo la natura interpersonale del processo educativo. Educatore, comunità educante ed educando sono considerati come liberi soggetti coinvolti in un rapporto modulato dall'imporsi del reale. Ho scritto di queste cose su un mio libretto quando ero rettore all'Università Laterana, intitolato Ospitare il reale. Imprescindibile punto di partenza è questo, perché l'educando possa percorrere la strada dell'esperienza compiuta. Questo però ha bisogno la cura che le generazioni adulte si prendono delle nuove generazioni. Un'immagine efficace di questo necessario nesso tra l'educare, la tradizione e l'autorità è quella dell'Eneide, quando Enea lascia Troia distrutta con Anchise, il padre, sulle spalle e il figlioletto Iulo per mano. L'educazione vede all'opera la catena delle generazioni. Come è stato giustamente affermato, l'educazione domanda tradizione da questo punto di vista, al di là del peso che nelle diverse epoche la tradizione può avere più o meno rilevante. Ma la tradizione che cos'è? La più bella definizione che ho trovato in vita mia è quella di Blondel. La tradizione non può essere la ripresa di formule dottrinali, deve arrivare fin lì. Per quelli che sanno un po' di teologia, la tradizione non è concentrata nel Detzinger, mi spiego, il manuale che riporta tutti i pronunciamenti del Magistero della Chiesa. Ma Blondel la definisce in un modo geniale come un luogo di pratica e di esperienza. La tradizione è un luogo di pratica e di esperienza. Vissuto e proposto in prima persona dall'educatore e dalla comunità educante, alla libertà sempre storicamente situata dell'educando. Pertanto la tradizione rettamente intesa è per sua natura aperta a tutte le domande che incombono sul presente. No, non si può chiamare tradizione ciò che vive solo del passato. Essa è sempre innovativa o non è tale. Essa garantisce, come diceva Giovanni Paolo II, la genealogia della persona e non solo la sua biologia, cioè la radice
con la famiglia e con tutto il fenomeno generativo che si estende nella storia umana. La tradizione assicura la piena ed autentica esperienza di paternità, figliolanza, imprescindibile condizione per suscitare civiltà. Si capisce allora il peso che nella proposta educativa ha il fattore autorità, termine di cui è bene non dimenticare il significato etimologico più accreditato. Il sostantivo auctoritas deriva dal latino augere, che significa far crescere. La persona autorevole, infatti, incarna quell'ipotesi essenziale ed esistenziale di lavoro, cioè quel criterio di sperimentazione dei valori che la tradizione ci offre. Quindi l'autorità, quando è autentica, è l'espressione efficace della trama di relazioni comunitarie in cui si origina la nostra esistenza. In questo caso, l'educando sente l'autorità come profondamente conveniente alla sua persona. Fin quando un ragazzo non fa l'esperienza di questo dato, non si coinvolge. Quando un professore non documenta che è conveniente il rapporto con lui, conveniente dal punto di vista del discorso fondamentale del senso, prima ancora che del sapere specifico che insegna, il ragazzo, se gli sta di fronte, gli sta di fronte per motivi secondari, non per la sostanza. E in effetti già dai tempi in cui io facevo il liceo, che non sono vicinissimi perché quest'anno festeggio il 60° di maturità, i professori che ti restano in mente alla fine sono uno o due. Già allora era così. E non mi pare che le cose siano andate migliorando da questo punto di vista. L'altro elemento che è connesso al tema del senso è l'elemento della partecipazione e del rischio che è conseguente al rapporto educativo. La compiutezza dell'esperienza nel rispetto della natura del reale non è garantita solo dal fatto che l'educando sia chiamato al paragone con una proposta vivente e personale veicolata dalla tradizione innovativa attraverso una figura autorevole. È ovviamente necessario che l'educando si impegni personalmente con tale proposta. È importante capire che in questo passaggio non è semplicemente in gioco un metodo educativo più adeguato o più consono con le legittime aspirazioni di autonomia dello studente e dei giovani. La portata dell'affermazione a questo proposito è molto più profonda. Si tratta di riconoscere la struttura ultima del rapporto tra l'io e la realtà. In forza di tale struttura, se la libertà dell'uomo non si mette in gioco, gli è negato l'accesso alla verità. In proposito, l'esegeta Schlier, commentando la resurrezione di Gesù, ricorda che il senso ultimo e peculiare di un evento, e tutto è evento, e quindi l'evento stesso nella sua verità, il senso fondamentale e ultimo, si apre solo e sempre ad una esperienza dell'uomo che s'abbandoni all'evento stesso e dall'interno dell'evento cerchi di capirlo. Infatti un evento si palesa
a chi partecipa all'esperienza di esso. Una delle professoresse che io ricorderò sempre era una giovanissima professoressa di storia dell'arte, allieva di Longhi, che insegnava al liceo classico di Lecco, dove io ho studiato, aveva solo 6 o 7 anni più di noi, un'ora sola alla settimana, ma a me mi ha fatto la testa più del professore di italiano, che mi tediava tutte le volte che entrava in aula, partendo, era fatto così, dalle amanti del bembo. Cioè aveva molto a cuore questo aspetto, non abbiamo mai capito perché. Forse pensava di stimolare così l'attenzione di noi ragazzi di allora, per cui già la parola amanti introduceva qualche cosa di molto singolare. E quando la Balzaretti ti chiamava per interrogarti, apriva il manuale di storia dell'arte e non so, tu capitavi sulla Occazione di Matteo del Caravaggio e ti diceva: scola, legga questo quadro, lo legga. E tu dicevi: qui abbiamo, no, noi non abbiamo niente. Noi non abbiamo niente. E ti costringeva a praticare quell'attitudine dell'anafora, del lasciare che il quadro ti portasse su e ti portasse dentro, per cui lui ti parlasse. E questo è un processo che avviene nell'Eucaristia. È una cosa dell'altro mondo. Io ho imparato questo nesso che avevo 16-17 anni e dopo nella vita queste cose pesano, ti servono. Quindi se le cose stanno così, se ti devi lasciar prendere dentro dall'evento e cambiare da esso, è evidente il rischio dell'educazione, ma è il rischio che apre l'educando alla massima creatività. E allora il rapporto educativo tra educatore, comunità, educante, educando, è sempre situato in un contesto interpersonale e imposta un dialogo tra le libertà. Martin Buber, che è uno dei cosiddetti filosofi dialogici, afferma che l'autentico dialogo è, cito, uno scambio profondo con il reale inafferrabile. Una definizione stupenda. Il dialogo come ambito educativo costituisce sempre uno scambio tra l'io, l'educatore che propone e si propone, e il tu, l'educando che viene introdotto la realtà totale. Scambio che è reso possibile dalla realtà stessa, che non è mai meccanicamente afferrabile. Non esiste vero dialogo senza che si mettano in gioco la libertà dell'educatore e dell'educando nell'incessante paragone con il reale. Se mancasse uno solo di questi tre fattori, il trittico dell'educazione verrebbe inevitabilmente meno. Se manca la libertà, diventa integralmente giocata sia dell'educatore che dell'educando, il dialogo è un falso dialogo, è un monologo. Se manca l'immersione nella realtà, è preclusa la strada dell'esperienza, il fattore centrale dell'educazione. A partire da questa concezione del dialogo educativo e del percorso fin qui sinteticamente compiuto, è ora possibile ripensare, almeno come definizione, il rapporto tra educazione e laicità. Dovrebbe infatti risultare più chiaro che l'equivalenza tra scuola laica e scuola neutra è inaccettabile.
semplicemente perché una tale scuola non può esistere, per l'impossibilità di prescindere dalla natura propria del rapporto educativo. In altre parole, la scuola si struttura sempre all'interno di un riferimento valoriale, di un quadro o forse di una cornice di significato. Un'educazione neutra è di fatto impraticabile. Se, come abbiamo mostrato, alla base di ogni educazione sta il concetto di relazione educativa, intesa come rapporto fra chi apprende e chi insegna, è in questa relazione che fiorisce sempre su una trama articolata di rapporti che il senso che sta alla base di ogni possibilità di apprendimento viene a galla. Diceva Don Giussani nel 68, l'educazione è la presenza di una persona coinvolta con pienezza in un significato del mondo, in un significato della vita. Ecco, questi sono gli elementi che mi premeva richiamare per arrivare al punto di carattere più pratico, culturale, politico, che mi sta molto a cuore e che vorrei, mi piacerebbe che anche, purtroppo non è così, per il momento almeno, nel nostro paese diventasse un contenuto primario del dibattito politico. Ma se la politica va avanti così, di contenuti sembra averne pochi, quindi si disinteressa per forza di cose. Allora, cosa è un sistema scolastico autenticamente laico? Quali sono le condizioni? Voglio cercare di tracciarle con molta rapidità perché esista un sistema simile. In Italia esistono due modelli di scuola laica. Semplificando, li direi così. Il primo lo chiamerei pluralismo nella scuola unica di Stato. Comincio da qui. Il modello educativo dominante e di fatto oggi assai prevalente, perché in pratica identificato con la scuola unica statale, la parità giuridica infatti, pur rappresentando un passo importante, senza la parità economica non genera di fatto una effettiva pluralità scolastica. Tutti voi lo sentite sulla vostra pelle e i genitori che vi mandano i figli lo toccano con mano. E si fonda questo modello sul seguente presupposto pedagogico. La scuola deve rispondere alla domanda di formazione di una comunità che si riconosce nello stesso universo culturale di valori civili, di norme, di comportamenti e quindi condivide anche una certa idea di educazione civica. Sappiamo che questo rimonta al Risorgimento, eccetera, eccetera. Ovviamente coloro che sostengono la scuola unica di Stato conoscono bene il carattere plurale della nostra società odierna e in forza di questo dato propongono nella scuola unica di Stato il modello del pluralismo di sensi, di visioni che si confrontano. Propongono il pluralismo nella scuola opposto al pluralismo delle scuole. Il pluralismo è sostanzialmente reso possibile grazie al paragone di visioni di vita diverse, talora giustapposte, ma considerate tutte legittime. Il mix delle idee proposte nella scuola unica di Stato e della loro vicinanza, lontananza ai valori, per esempio ai valori della famiglia, è lasciato totalmente al caso.
Così si immagina una sorta di miracolistico effetto per cui i contrasti si comporranno in una armoniosa unità al termine del processo educativo, consentendo all'educando di sviluppare autonomia e senso critico. Questo è il risultato che si auspica. Invece ciò che spesso avviene è un conflitto reale tra le diverse posizioni in campo. Si tratta di un modello che io considero, prima ancora che in sé inappropriato, pedagogicamente inefficace in ordine alla ricerca, all'insegnamento e allo studio delle diverse discipline e materie. Questi pilastri della scuola domandano infatti, cioè l'insegnamento, la ricerca e lo studio, oggi più che mai un principio unificatore. Tuttavia, questo è il modello oggi dominante da tanto tempo nel nostro paese. Però ve n'è un secondo che è quello che vi interessa più da vicino e che voi, se capisco bene, praticate. Quello del pluralismo delle scuole. È fortemente minoritario, generalmente praticato dalle scuole cattoliche, ma anche da altre scuole, Montessori, le steineriane, dal movimento delle free school. Io ho imparato un po' queste cose dalla professoressa Ribolzi, che continua a studiarle con molta attenzione, e quindi certamente voi avrete avuto modo di leggerla, di conoscerla, che è teso a garantire in una società sempre più differenziata e sempre più confusa, sempre più complessa, la possibilità di aderire ad una proposta educativa che riconosca ai soggetti dell'educazione, alle loro famiglie, quando i diretti destinatari siano troppo giovani, una coerenza con un senso, con una precisa visione di vita, che tenendo conto dei valori irrinunciabili di cittadinanza su cui si basa un paese, consenta un reale sviluppo della persona. In queste scuole si fa una chiara proposta sintetica, educativa, interpretativa del reale, e si invita lo studente a verificarla e a paragonarla a 360 gradi, pienamente consapevoli del contesto di società plurale in cui il sistema scolastico è inserito. Siccome i ragazzi sono provocati da moltissimi agenti educativi, già se ne è parlato, ad un continuo confronto tra le diverse visioni del mondo, le diverse visioni di vita, in questa scelta non c'è, se fatta bene, nessun rischio di chiusura. Tantomeno c'è la preoccupazione, almeno spero, di creare un bel recinto in cui custodirli. C'è invece la convinzione pedagogica che davanti ad una chiara proposta interpretativa, esistenziale e sintetica del reale, si educa meglio, si studia, si impara meglio. A questo proposito, il filone di ricerca sul successo scolastico riscontra la benefica influenza sull'apprendimento di un clima scolastico unitario e di una impostazione condivisa. Questo è il dato di fatto. Gli americani e gli inglesi hanno riconosciuto questo almeno come capacità di educare meglio studenti svantaggiati, ma la cosa vale, secondo me, in sé e per sé. Questo lo dico per esperienza, no? Io non ero uno che studiava molto, non avevo molta voglia di studiare, avevo altri tipi di interessi, anche durante il liceo così, la letteratura americana, la letteratura russa, la politica e tante altre cose, e quindi mi arrabattavo sempre con le lunghe studiate dell'ultima notte
quando c'erano le interrogazioni, quelle che dopo due giorni hai completamente dimenticato. Ecco, perché? Perché mi mancava il principio sintetico unitario che avrebbe dato gusto al mio umano, al mio vivere, e quindi mi avrebbe dato il gusto di imparare. Quando io ho avuto l'occasione di uscire da una modalità di vita cristiana separata dalla vita reale, attraverso l'incontro con Don Giussani, Pigi Bennareggi ed altri, questo principio sintetico di vita è entrato nel mio cuore, nella mia mente. E allora, da allora fino ad oggi, studiare, leggere è un'altra cosa, è imparare. Mentre prima era mettere insieme un ammasso confuso che serviva a passare l'interrogazione o l'esame o la maturità, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, secondo me, questo aspetto va difeso fortemente, con grande coraggio, e il fatto che non si riesce a spuntarla sulla parità effettiva non deve farci togliere il piede dall'acceleratore, da questo principio creativo. Questo modello scolastico promuove la vitalità della società civile, infatti consente di uscire da una situazione che è vessatoria per molte famiglie, dal momento che la combinazione tra l'obbligo di frequenza, la struttura burocratica, un apparato abnorme, si sostituisce la vita delle famiglie, in questo caso ho preso il caso dei bambini piccoli. Tutte le famiglie possono scegliere il cibo, i vestiti, la casa, e quando invece si tratta dei valori fondamentali, quando è coinvolta l'umanità, dell'educando, soprattutto dei bambini, lo Stato domina le ore fondamentali del suo tempo. Invece il principio di sussidiarietà prevede che il processo educativo tenga sempre conto della voce dell'educando, espressa all'interno di una comunità decisionale che lo conosce e si prende cura di lui, normalmente nel caso dei minorenni la famiglia, con il contributo dei professionisti che hanno la responsabilità di comunicare diversi saperi e di sviluppare un preciso progetto educativo. Per quanto riguarda ancora i bambini, ad esempio, nelle scuole scelte, per così dire, dalla famiglia, il pregio principale, oltre alla libertà stessa, è che normalmente il bambino nella scuola si sente a casa e quindi sviluppa empatia, impegno morale, consolida un'identità capace di confrontarsi e non, come temono alcuni, in contrasto con la sicurezza delle istituzioni o isolando il bambino dal resto del mondo. Questo è, secondo me, un altro modello di scuola laica. Dal mio punto di vista è il modello migliore. E io non mi accontenterei dell'espressione scuola paritaria. Mi spiego. Bisogna avere il coraggio di dire che questa è una scuola a tutti gli effetti e se la si considera più adeguata bisogna avere il coraggio di dirlo. Allora, ancora, sì, mi resta il tempo, un paio di osservazioni sul contesto in cui una simile scuola laica si colloca. Noi non abbiamo la pretesa di condannare o di sottovalutare o di non valorizzare la scuola di Stato, non c'è nessun bisogno. Vogliamo una parità di diritti. Laica è quella scuola, se laicità è intesa adeguatamente, laica è questa scuola, ben più che paritaria, tantomeno abbandonare definitivamente il concetto di scuola privata. Perché una scuola per sua natura
è pubblica, non può essere privata per sua natura. Questi due modelli sono chiamati, secondo me, oggi a confrontarsi direttamente con un contesto culturale fortemente caratterizzato dal processo che il Papa ha chiamato cambiamento d'epoca, che è segnato da tanti fenomeni che sono clamorosi, ma in particolare è segnato da quello che io chiamo il meticciato di civiltà e di culture. È necessario riconoscere che l'elevata coincidenza fra il sistema di valori e significati propri degli studenti e dei docenti, che per decenni ha caratterizzato la scuola unica di Stato in Italia, oggi è drasticamente messo in discussione anche a partire da questo nuovo imponente processo di meticciamento. Infatti questa coincidenza è diminuita nel tempo, prima per il crescere della disparità ideologica tra genitori e insegnanti, ma anche fra genitori e insegnanti e insegnanti, con un processo che può essere definito come una caduta dell'illusione dell'uniformità. E poi in modo ora più marcato per la affluenza nella scuola di quote rilevante di ragazzi stranieri, di cui solo una minoranza proviene da paesi culturalmente vicini alla nostra cultura. I dati cambiano con ampia rapidità e indicano una situazione così complessa che non è possibile continuare a immaginare una scuola unica e uniforme in grado al tempo stesso di trasmettere i valori della società di arrivo e di rispettare quelli della società di presenza. Mi preme però sottolineare che limitare ai ragazzi stranieri il problema della rispondenza della scuola alla domanda di educazione può diventare fuorviante. Chiaramente in riferimento ad essi è più evidente il problema della conciliazione tra i diritti della persona e i doveri del cittadino, ma questo tema vale allora per qualsiasi persona e per qualsiasi cittadino italiano. Allora, una ultima parola sul compito dello Stato. In una società veramente laica, il compito dello Stato, per quanto riguarda il sistema scolastico, non è quello di difendere un preteso diritto ad essere l'unico gestore della scuola, rendendo in questo modo sostanzialmente obbligato il modello di pluralismo nella scuola unica di Stato, ma è quello di garantire l'educazione, esercitando anzitutto un'azione di sostegno alle realtà di minoranza. Così, quando parliamo di libertà di educazione, chiediamo che i due modelli possano avere gli stessi diritti e gli stessi doveri, né più né meno. Non ci interessa fare la battaglia ideologica su quale sia il modello più giusto, anche se non ci manca un'opinione in proposito e l'ho detta. Vogliamo stare all'interno di un sistema scolastico che conceda ad entrambi i modelli parità di condizioni giuridiche ed economiche, a parità di verifica da parte degli organi statuali competenti. Quindi io uscirei fuori da parole, da temi confessionali, non direi neanche scuola cattolica, né scuola cattolica né scuola privata, né scuola paritaria, scuola libera, un altro modello di scuola che domanda un pluralismo delle scuole e non solo un pluralismo dentro la scuola. Mi sembra che questa strada sia quella del coraggio di applicare fino in fondo il cosiddetto principio delle libertà realizzate, sempre più invocato in tutti i settori delle democrazie laiche e plurali odierne.
lo Stato deve rinunciare in linea di massima a farsi attore propositivo diretto di progetti scolastici per lasciare questo compito alla società civile. Deve impegnarsi invece a garantire, attraverso opportune forme di accreditamento, le condizioni oggettive di rispetto della Costituzione, soprattutto l'equità nel diritto di accesso e alla riuscita e la qualità delle proposte formulate. In poche parole, lo Stato deve passare dalla gestione del sistema scolastico al puro governo di esso. È necessario ovviamente affermare che le scuole libere, promosse da liberi attori in forza del principio di sussidiarietà, dovranno anche attuare il principio di solidarietà per garantire l'effettivo e qualificato accesso di tutti, soprattutto all'istruzione gratuita obbligatoria. E gli organi statali saranno chiamati, attraverso il processo di accreditamento, a rigorose verifiche. Concretamente, questa proposta significa non espellere il cittadino e soprattutto le famiglie dall'educazione, ma fornire loro più mezzi, sostegno economico, informazione, eccetera. Per quanto riguarda i genitori, nel momento in cui viene impedito di scegliere, il controllo dell'educazione passa di fatto in mano agli insegnanti e ai burocrati detentori delle competenze tecniche, per i quali può essere maggiore il rischio di abbattere e non di potenziare la partecipazione, il rischio di conservare lo statu quo. Concludo dicendo che la proposta di un sistema scolastico veramente laico, che renda possibile nei fatti la coesistenza di questi due modelli, lungi dall'essere un campo di battaglia nel quale opporsi accaritamente, può diventare un'occasione preziosa per un lavoro comune da parte dei diversi soggetti all'opera nella società plurale. E lo può diventare proprio a partire dal riconoscimento del protagonismo della necessità civile e del ruolo ben definito e necessario dello Stato. Le diverse ermeneutiche presenti nella società civile potranno concorrere a dare risposte a due domande fondamentali. In primo luogo, occorre interrogarsi su come e dove si costituisce una solidarietà capace di dare vita a un progetto educativo. E questo mette in campo il dinamismo della società plurale, sul quale qui non possiamo soffermarci. In secondo luogo, si tratterà di garantire che i progetti educativi dialoghino tra di loro e rispettino un codice comune. E per quanto riguarda la diffusione delle virtù di cittadinanza, è vero che una società stabile e democratica è impossibile senza un grado minimale di istruzione comune e senza la conoscenza e la diffusa accettazione da parte dei cittadini di un insieme di valori comuni. E l'educazione può contribuire ad entrambi. In questo ambito lo Stato democratico deve realizzare un equilibrio tra il ruolo di unificatore e quello di garante della diversità delle tradizioni nei confini di una comune cultura civica. È nell'interesse della società e delle singole persone che le tradizioni religiose e culturali vengono mantenute e valorizzate. Lo Stato non deve incoraggiare o scoraggiare questa identità, ma solo accertare che non siano in contrasto con il valore pratico del vivere insieme garantito dalle procedure democratiche proprie dello Stato di diritto. Così, ad esempio, è giusto che lo Stato si preoccupi di evitare che le scuole finanziate con denaro pubblico attuino delle forme di discriminazione religiosa e razziale,
ma non può farlo imponendo una cultura unica, secolarizzata, che rischia il basso profilo valoriale e dottrinale praticamente a tutti, tranne a quelli che possono pagarsene una diversa. La capacità della società autenticamente laica, perciò tesa a valorizzare il permanente racconto e confronto tra tutti i soggetti sociali in campo in vista di una vita buona, la capacità laica di assumere questi compiti, eserciterà assai più che le spesso mancate riforme un importante influsso sulla qualità del sistema scolastico, ma soprattutto sulla qualità educativa dell'esperienza umana che tale sistema debba consentire. La parità scolastica integralmente assunta e la pista dell'autonomia, per cui oggi esiste solo un tracciato, può essere la strada percorribile al fine di condurre al traguardo di una autentica libertà di educazione anche nel nostro paese. Grazie. Io ringrazio il Cardinale Scola per questo magistrale intervento che ha richiamato alcune linee essenziali non solo della dinamica educativa, ma anche di quel corretto ruolo dello Stato nei confronti della scuola che favorisca una vera, una reale libertà di educazione. Vorrei evidenziare, tra le tante questioni poste, il richiamo a quanto sia drammatica l'opzione per una sorta di sistema scolastico neutro o indifferente, che rinunciando a una proposta di senso finisce col considerare e ridurre l'educazione ad apprendimento di conoscenze, di competenze, se non addirittura a una sorta di addestramento. Le testimonianze che ascolteremo tra qualche minuto intendono invece documentare come sia sempre necessaria, perché si possa generare un'autentica esperienza educativa, una proposta. Senza una proposta è impossibile che accada quell'evento a cui faceva riferimento il Cardinale, l'evento della scoperta di sé e del mondo, e che poi è alla base, che costituisce il presupposto per una reale dinamica di solidarietà e per una possibile e una possibilità reale di dialogo, proprio in un contesto in cui si manifestano tante differenze, il richiamo al meticciato culturale. E alla base di questa, perché ci sia la possibilità di una proposta, sempre c'è bisogno dell'esercizio di quella libertà che è alla base di esperienza di novità nella scuola e anche di scuole, in una dinamica che vedremo ascoltando le testimonianze tra qualche minuto, in una dinamica che mostra tutta la sua verità indipendentemente dai contesti politici, culturali e dai modelli di riferimento. E ho introdotto già la seconda parte che avrà inizio tra qualche minuto, il tempo di un avvicendamento qui sul tavolo, lo dico anche per chi è collegato a distanza, fra 5 minuti riprenderemo i lavori. E io ringrazio di nuovo il Cardinale, ringrazio il magnifico Rettore e fra qualche minuto riprenderemo i lavori. Grazie. Mi dispiace non poter...